direttamente dal Pala Magic, per voi il 26esimo campionato del mondo di magia, Masters of Magic, presenta Jerry Scotti! Gentili amici, buonasera! Buonasera, grazie, grazie di cuore. Questo è il 26esimo campionato del mondo di magia, come vi ho spiegato la scorsa settimana. Per la prima volta abbiamo l'onore di ospitare in Italia un campionato che avviene ogni 3 anni e per la prima volta sugli schermi di Canale 5, quindi è una grande occasione per vedere all'opera i più bravi maghi del mondo. Abbiamo già assegnato la scorsa settimana 3 titoli, in totale saranno 8 titoli, ne assegneremo 2 anche questa settimana, 3 la prossima settimana e poi nella serata finale assegneremo i Masters of Magic, assegneremo il pallone d'oro della magia. Vogliamo farli vedere i trofei in palio? La regia dovrebbe avere le immagini di queste ambitissime, di questi ambitissimi trofei. Facciamo un applauso a questi trofei, a chi se li vincerà. E visto che stiamo facendo l'applauso, salutiamo la nostra giuria guidata dal presidente Garrett Bregman. Allora, anche questa settimana le 2 categorie in gara sono presentati da padrini di eccezione, di fama internazionale. A volte questi padrini sono a loro volta campioni del mondo in carica o perlomeno lo sono state. Chi è la padrina della magia generale? È una ragazza, è giovanissima. Pensate che è una ballerina classica ed è riuscita col suo talento e la sua applicazione a mescolare la danza e la magia e vi regalerà dei quadri veramente poetici. Accogliamola, si chiama Yan Na. Qual è il nome e qual è il cognome, Rolfo? Ma Yan Yan o Yan Yan Ma? Questo è uno dei grandi misteri della magia, quindi... Però questo non è un mistero dire che è una vera ballerina, quindi non ho esagerato nella presentazione. È una brava ballerina classica. Lei è una fuori classe perché balla benissimo, fa tutto lo spettacolo sulle punte e guarda adesso... No, il fiore dalla scarpina incendiata. E dalla punta, sì, lei è incredibile perché riesce a ballare come una ballerina... professionista di bravura incredibile e fa magia con una tecnica speciale, veramente rara da vedere, anche in un uomo. Posso dire una cosa, senza che lei si offenda, signor Rolfo? Prego, dica. Una delle poche donne protagoniste in questo mondo. È vero, ci sono poche donne che fanno le maghe, io credo perché le donne sono più intelligenti. Basta, non aggiungiamo. No, nel senso che la donna si emoziona, l'uomo lo scopre il tarucco e quindi vuole imparare a fare il mago. La donna ti dice, io amo emozionarmi, non mi interessa come fai. E guarda lei che tecnica che ha. Sì, il tutto sulle punte, non so se i nostri amici telespettatori vedono che il tutto avviene sulle punte. Infatti per lei la fatica e la difficoltà è tripla, perché deve andare a tempo, ballare, danzare e poi fare, guarda questo che bello, la carta volante. Bella. Sì, non si fa magari niente, un ombrello, ma da dove le tira fuori gli abbraccia nude? Infatti questo rende il suo numero ancora più incredibile, perché a braccia nude non ha code, sai, fracchi dove uno può pensare, certo, si possa nascondere qualcosa, ma soltanto una bravura sovrumana. È stato difficilissimo portare in Italia perché sempre in tournée, è praticamente un regalo speciale che ci ha fatto. Solo per voi amici di Canale 5, in esclusiva, Masters of Magic. E vedrai il finale? Sembra impossibile che riesca a far apparire delle cose così grandi, così, senza nulla. Lo sdoppiamento del ventaglio
Laurel. Adesso saprà fare una cosa difficilissima, perché fa apparire le carte a coppie e crea anche l'effetto boomerang, cioè con la carta che vola lontanissima. E la carta vola fino alle terza e quarta fila. Sì, sì. Immagina che forza riesce a dare soltanto con la punta del pollice. Sempre danzando e sempre a tempo. Un artista così si allena almeno 10-12 ore al giorno ininterrottamente tutti i giorni dell'anno, perché basta star fermi un giorno per perdere l'allenamento. La capisco, faccio anch'io così. No, addirittura la bandiera, Rolfo! Due! Beh, forse una delle più brave che abbiamo visto. Yan Yan Ma, una meravigliosa creatura. Venga, venga, se lo merita, signorina. Lei è meravigliosa. Grazie di aver accettato di essere la madrina di questa categoria. Brava, bravissima. Bene, 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 bene. Adesso è il momento di cominciare la gara, però vorrei avere qui al mio fianco, come nelle altre due serate, il presidente del comitato organizzatore, nonché portavoce della nostra giuria, il non solo, è anche mago, il nostro consigliere tecnico, gran bell'uomo, le signore grideranno, Walter Rolfo! Al physique du rôle, Walter, al physique. Guarda qua, guarda qua. Che meraviglia. Potresti fare tutti i film, tu hai un'eleganza da attore inglese. Allora, Walter, ho introdotto a modo mio la prima categoria di questa sera, che è la magia generale. Come possiamo spiegare al pubblico presente a casa che cos'è? È come il medico della mutua? Più facile, pensa più facile. Di essere un bambino di 5 anni. Sì. Come immaginavessi la magia? La magia, Ecco, così. Con le colombe, i cilindri, i foulard. Lì, la magia, sì. Quella che proprio piace di più ai bambini. Ecco perché questa sera è pieno di bambini. Grazie. E anche i grandi possono diventare bambini. Va bene, allora cominciamo. Possiamo cominciare col primo concorrente? Una cosa importante, è anche la categoria più difficile. Ah, è questo. Perché è quella dove c'è il maggior numero di partecipanti. E quindi sono anche un po' più... In tanti a competere. Va bene. Allora, il primo concorrente è un mago internazionale. I suoi spettacoli ricreano atmosfere particolari con ambientazioni esotiche, fuochi d'artificio, curiosi partner e tanto altro. Signore e signori, Dorian Gray. Beh, cominciamo bene. Un francese in un saloon con un nome inglese e la musica di Morricone. Questo cos'è? L'internazionale della magia? Questo è un po' confuso. Difatti è una cosa giusta. La giuria valuta con attenzione i numeri che non sono perfettamente coerenti e lui è a grosso rischio di andare fuori tema. Sì, poi un misto tra un pirata e un zorro, però è molto bravo. So che è molto bravo. Sì. Lui fa delle apparizioni difficili. Ah, il pappagallo lui ce l'ha sempre. Eh beh, sì, perché nel saloon, nel far west, in pirata. C'ha sempre un pappagallo. Lui si è inventato delle apparizioni con oggetti particolari. Anche la corda, per esempio, non è tipica come... non è un oggetto tipico dei maghi. Che fa? Si impicca? Magia. Ah, una colomba. Guarda il pappagallo. Ah no, pappagallo bianco. E guarda che meraviglia, perché è addestrato così bene che adesso tornerà esattamente vicino all'altro. Il
Infatti il pubblico applaude perché comunque valuta molto bene l'idea che un mago sia anche un bravo maestratore. Oltre che un bravo incendiario, mi sembra, perché... Secondo me qua lui sta perdendo un po' il controllo. Si è autoestinto. È bravo, è bravo. È buffo, è bravo. Eccolo lì, questo è il pappagallino che ho volato io prima. No, questo è un altro, perché il suo numero praticamente è un'apparizione di ogni sorta di animali, con un finale speciale, perché ovviamente questo numero, questo tipo di numeri ha bisogno di un finale ad effetto per colpire la giuria. Certo. Godiamoci la musica del maestro Morricone. Ti pareva? Ecco. Questo è particolare perché la gabbia appare già con l'animale dentro. Sì. Quindi bisogna essere molto attenti per non fare assolutamente male all'animale, e vi garantisco che sta molto bene e quindi richiede un'abilità speciale. Dove c'era la fiamma ci sono i coriandoli, ma è bravo, è bravo. Sì. Noi maghi chiamiamo questa la nevicata, quindi la produzione magica della neve, perciò il suo messaggio alla giuria è dal fuoco alla neve. Sì, sì. Al pappagallo. Ha un altro pappagallo, come? Lui non fa apparire colombe, e i pappagalli come dimensione sono più difficili delle colombe. Questa ce l'ha anche Forrest, eh? Sì. Senza pappagallo. Senza pappagallo. Ci avviciniamo al gran finale. Ecco un'altra gabbia. Adesso entra uno e gli spara. Dimmi che è così. E quello è il finale. Essendo un saloon. Beh, infatti, mi aspettavo un colpo di scena così. Ti svelo un segreto. Quando un mago inizia a prendere tanti foulard è perché sta per preparare l'apparizione per eccellenza. Questo è il pappagallo più grande. Sì. In magia tecnicamente si chiama prepara una carica per fare una scarica. Certo, questo tipo di pappagallo è dolcissimo, vive praticamente in simbiosi con il padrone. C'ha coriandoli ovunque, appena tocca una cosa c'è un coriandolo. Anche i pappagalli ovunque. Oh, pappagalli. Sì, che non sono i più facili da contenere e da nascondere, no. Anche perché sono ingombranti. Questo animale è lungo 70 centimetri, apertura alare 1,5 metri. Sì, con un becco che ti può tagliare un dito. Bravo e bravo. Poteva andare molto meglio. Mi sembrava di non essere sul palco. Il problema è che... Non so in realtà quale fosse il problema, ma non erano gli uccelli. Il problema ero io. Ma comunque è andata bene. La gente non si è accorta di come mi sentivo. Io non mi sentivo presente sul palco, ma penso che per il pubblico non sia stato un problema, o almeno lo spero. Allora, il prossimo artista in gara per la categoria della magia generale arriva dalla Corea ed è straordinariamente abile a rendere leggerissimo, quasi poetico, ogni suo tocco magico. Signori, Kim Yo-min! Coreano, giovanissimo come tutta la scuola coreana,
Quindi una garanzia di qualità. Già si può prevedere una tecnica incredibile e tanto romanticismo e tanta poesia. La sua compagna di lavoro? La sabbia. Ah. Infatti io l'ho visto in Asia al campionato continentale e per me uno dei possibili vincitori, assolutamente uno dei possibili vincitori. Io me lo godrei anche qui con la musica di Morricone. La lentezza che rende tutto ancora più magico, perché sì. Se un mago va veloce dici mi ha fregato, ma guarda comunque... questo com'è lento, questo bravo è proprio un indice di qualità del mago, più un mago è lento e più è abile. Devo dirlo a mia moglie. Anche in questo caso c'è una tarama. E la tarama racconta che anche dalla sabbia, dal deserto, c'è la possibilità di far nascere i fiori, e cioè di far nascere l'arte. Cadono i petali. Quindi la magia è in grado di dar vita anche ai fiori nel deserto. Sì, anche un fiore che sembra morto ormai. Sì. È una bella metafora. Lui adesso farà qualche cosa di straordinario. Questo è sulla manica, dove c'è? Questo è una sospensione del tempo e dello spazio, di un fiore che si sta ricomponendo. Quello che è speciale è che lui sta creando una vera atmosfera magica. Io respiro magia, respiro arte, guardando talenti di questo tipo. E sai cos'è la parte speciale di questo show, di questa trasmissione, di questo campionato del mondo? È che questo ragazzo è partito dalla Corea con due sacchi di sabbia, con tanti sogni, e sta venendo qui per cambiare la sua vita. Io l'ho visto arrivare con due sacchi di sabbia pieni di sogni, e adesso questa sabbia è sul palcoscenico e lui sta creando la sua magia. Farà qualche cosa di straordinario. Vedi la produzione della sabbia dalla mano? Sì. E adesso sospende il tempo, guarda. Già produrla non è facile. No. Ha sospeso la cascata da una mano? Sì. È veramente bravo. E poi è originale, perché non l'ha mai fatto nessuno prima, quindi si è inventato un mondo nuovo di magia. Questo è incredibile. Psst,
sta fondendo la sabbia per farne un anello di metallo. Rolfo è l'unico che mi ha dato l'idea dell'effetto cinematografico, mentre io e te siamo qui a garantire ai nostri telespettatori che tutto avviene davanti ai loro occhi. Standing ovation. Meritate garantita. Chissà se vince. Se lo merita. Beh, noi non possiamo parlare, però. E dopo questo fantastico giovane coreano, altri protagonisti di questo campionato. Franz Koffa. Viene dall'Ungheria, che è una scuola storica. Lui ha una grandissima tecnica, è un manipolatore classico con un vestito un po' particolare. Ha un gusto un po' retro di magia, ma molto bravo, questo è molto difficile. E per finire, qualcosa di classico, penso, no? Certo, c'è sempre un'apparizione finale che conclude un numero. Beh, donna di cuore. Maghi sempre romantici. E difatti... Wang Zhang! Come viene dalla Spagna? Sì, perché lei è cinese, ma si è sposata con un mago spagnolo. E lei fa un tipo di trasformismo molto particolare. Guarda il suo vestito. Red Star Seong, questo è coreano. Bravissimo, ormai quando c'è uno che è tutto matto e bravissimo è coreano. Difatti lui è di un'abilità rara e pensa solo 11 anni. Dunque un campione predestinato. Sì, non so se sia già capace di vincere quest'anno, ma sicuramente sarà un futuro campione del mondo. Ed ancora tanti altri artisti vi lasceranno a bocca aperta tra poco a Masters of Magic. Bentornati amici! Dunque adesso per la categoria della magia comica abbiamo un padrino, lui è formidabile, lui è elegante, lui è sorprendente. Sì, insomma, sono tutti aggettivi che non si addicono bene al personaggio che sto per presentarvi, ma vi stupirà e vi ungerà. Signore e signori, il mago Lorenzo! Io credo nella reincarnazione, le vedi questi unghi, si sono reincarnati 5 volte, che ignoranza, che arroganza, che volgarità veramente. Jerry, eccolo qua finalmente, che hai fatto? La dieta 2 can? Cioè? Ti devi mangiare i chihuahua, non gli alani, se non ti fanno la panza tanto. Mi sei simpatico, vabbè, anche se sono stato qui alla Fiera Magica, no, ragazzi. Ma tu ti rendi conto, Mago Ronzo, che sei padrino di una categoria questa sera, a livello, diciamo, un certo livello internazionale. Ecco. Mi stavo emozionando, veramente. Mi fa piacere. Volevo dirti, ho visto dei giochi bellissimi in questa fiera che ho voluto anche comprarli, non sono belli come i miei classici della magia, che ne so, il satellitare recalcitrante, la macchina con i numeri limati, il cerchione che sparisce nel nulla, la colombella nella nube tossica. Guarda, si avvicina la nube tossica e muore così lentamente. Un bel applauso, grazie. Sì, va bene, che applauso. Quando ci vuoi.
Metta un po' di... Ce n'ho uno bello che l'ho comprato proprio per te. Qua ci stanno anche le istruzioni. Qua ce l'hai un anello? Ce l'hai un anello? Sì, ce l'ho l'anello. Questo è di famiglia, questo me l'ha lasciato mio nonno, mio papà. E chi se ne frega, no? Tieni questo che ti lascio il mio. Questo che è la cozza. Eccola qua. Mosso cozze due, veramente. Mosso cozze adesso, mio. Ti danno insieme nel kit questo attrezzo che tu metti l'anello nell'interno qua così. Poi giri questa cosa così. Ecco, lo fai girare per un poco. Poi ti rivira la cassarella qua, dalla regia, se vogliamo far vedere che guarda che bello. Sì, la trasformazione sincronica della materia a livelli medio-alti, veramente. Una cosa eccezionale, veramente, un bel gioco, veramente. Ma vuoi un po', vuoi no, favore, no, no, che schifo. Quello lo tieni in casa, contro le mosche, contro le zanzare. Lo so, contro tutto. Non ti vengono a trovare neanche quelli di Equitalia. Vai. Va bene, siamo pronti, andiamo avanti perché il gioco è molto bello. Sì. Ah, nel kit ti danno questo è un ricordo della mia infanzia. Immagino. Ma io veramente con questo lo calzavo sempre fin da piccolo, veramente. Ho fatto tanti di quei soldi. Sì, guarda, non c'è dentro niente di qua, non c'è dentro niente di là. Sì. Bisogna riempirlo, come facciamo a riempirlo? Che ne so. Che ne so? Lo so io, dammi l'orologio, vai che andiamo avanti. No, non facciamo la stessa stupidata. No, senti, veramente va facendo che stava a ribocciare, che se prendi quello così per il diritto là. No, questo poi è bello, questo è un regalo che mi hanno fatto. Questo Rolex, ma si scrive con due L? No, Rolex, con una L sola, Rolex. Ecco perché ne ho tanti a casa che non riesco a venderli. Si mette con la rumassa. Ma vuoi che i soldi li dopo là? Perché io i soldi viro là? Dammi un po' di soldi, capisci l'italiano? Ragazzi, ma è un'ignoranza veramente a livelli medio-alto. Eccolo qua. Bravo, vediamo un po' qua cosa ci abbiamo dentro. Tu tieni pure questo, io lo tengo all'interno, questa qui. Ah, cioè io tengo il portafoglio. Si mette dentro, mette dentro così, indicativamente. Guarda, a un certo punto si pronuncia la parola magica, ho fatto successo in Francia, ho fatto successo in Spagna, tutto sparisce nel passamontagna. Ma che bello, non c'è più niente, è sparito completamente. È una roba veramente eccezionale, non c'è più niente. Grazie mille. È sparito, grazie. Signori, il mago Ronzo. Grazie, ciao. È stato un piacere, grazie, arrivederci. Grazie. Va molle, non tirare che dà fastidio. No, ma dico, era uno scherzo, era un gioco. No, dai, l'anello. L'anello, per favore. Queste sono belle domande che fai, ma sono domande di metafisica, non è che si possa rispondere. I vegetariani si reincarnano? Che ne so io. I politici diventeranno onesti, tu troverai un lavoro di giorno. Sono domande che devi fare a Piero Angela, non è che devi farle a me. Cacciamo l'anello, per favore, perché è un ricordo di famiglia, dai, tanto se è trucco c'è. Da vai quello. Indietro tutta la tua roba. Eh? Vai indietro tutta la roba. Vabbè, oggi voglio sentirmi, diciamo, modestamente a livelli medio-alti. Guarda qua, nell'interno della calze, non riesce, incrostato sul fondo. Qui ci fanno il musco per i presepi, guarda, eccolo qua. L'anello, ragazzi. No, questo è l'orologio. L'orologio, scusa. No, ma c'è scritto Rolex. Rolex, anche anello 2L, se è per quello. Ma c'è un anello in più. Vabbè, voglio vabbè. Il mio, voglio il mio. Dai, adesso non esageriamo, voglio il tuo anello. Vabbè, questa è la parte più difficile. A dire veramente che una cosa che veramente... No, mi fa un po' schifo. Andare avanti. No, sinceramente, no, guarda. Eccolo qua, eccolo. No, mi fa un po' schifo. Eccolo qua, così veramente. Nel calzino ecco, te lo voglio servire proprio veramente con classe. Che lo prendi così. No, no, se poi... Facciamo così, che è più elegante. Va. Eccola qua. Tieni, va, che te ne perdo. Va. Ragazzi, che schifo, veramente. Mette qua là. Ecco qua, la fatica di mettere. No, c'è un'umidità che veramente, ragazzi. No, dicevo, l'orologio non è quello, l'anello è tornato, ma. No, veramente. No, dicevo. È un po' di fiducia. No, dico, hanno visto tutti che ho dato dei. Ha detto un po' di fiducia. Vedi i soldi qua dentro? No, li hai tolti. Guarda attentamente. Oi, oi! Oh! Io credo! E voilà! Ecco allora. Tutti i soldi sono tornati, veramente. Tieni questo. Questo qua, vediamo, questo qua è per te, questi altri li tengo io. No, ma che c'entra? Perché cosa? Come che cosa? Ma che cosa? Sono 300 euro! Scusa, hai ragione, eccola qua. C'ho la ricevuta, poi la devi firmare. Donazione spontanea, Oronzo per 1000. La mia società, Oronzo on Lus. Che volete guadagnare solo voi? Ma vangro maccio, veramente, ragazzi. Signore e signori, Raul! Cremona! Ti ridò la
forza, ti ridò un po' di queste schifezze che mi hai dato. Non lo vuoi questo, non lo no, vuoi. No, questo nemmeno te lo tieni tu. È il mio inviato particolare nel mondo della magia, è in giro per gli stand a comprare tutte queste schifezze, ma è apprezzatissimo a livello mondiale come mago di un certo livello. Bravo, bravo. Ecco, io penso che il mago Oronzo abbia dato una perfetta dimostrazione, cioè che la magia comica deve far divertire, ma deve ben celare una grande capacità tecnica. Vuoi dare tu qualche definizione che io non ho dato? Perfetto, difatti molti pensano che il mago comico non sia un bravo mago. In realtà Raul è uno dei più bravi cartomaghi al mondo, sul serio, è miracoloso quello che riesce a fare. Difatti la difficoltà è che tu, mentre fingi di sbagliare un gioco, devi prepararti il finale giusto e quindi devi nascondere due cose al pubblico. Questo è l'unico segreto di questa categoria di cui cominciamo la gara. Dunque, per la magia comica introduciamo un concorrente che arriva dalla Svezia. È curioso perché i paesi nordici non ci danno tanti maghi. E se non mi sente, nemmeno tanti allegroni. Però lui pare che sia mago e sia anche allegrone. Allora è svedese, si chiama Håkan Berg. No, questa mi mancava, Rolfo. Il mago su rotelle proprio mi mancava. Eh sì, perché dà l'idea di poter essere sospeso in questa nuvola di fumo, perché è una magia stupefacente. No, è un po' cialtrone, ma perché è un mago comico. Ah, ecco, si prende in giro. Sì, ma difatti questo rende onore ai maghi, perché forse è l'unica arte nella quale gli artisti si prendono in giro. Cioè, non esiste un cantante che stoni apposta per far ridere sui cantanti. Quindi siamo dotati di autoironia. Siete? Sì, noi maghi, insomma. Qua, per esempio, la gag è che lui sta utilizzando un oggetto antico come la palla zombie e questa qua in realtà lo sta facendo viaggiare. Appiedato, adesso è appiedato. Illusione. Solitamente i maghi iniziano facendo finta di fare qualcosa di molto serio, i maghi comici. Yeah! È una colomba viva! Thank you. Grazie! Questo deve aver incontrato da qualche parte Oronzo, secondo me. Si servono dallo stesso allevamento. Ferma! Il giornale strappato è un altro grande classico, vero? Sì, difatti il mago comico prende in giro i grandi classici che ormai non si usano più veramente nel palcoscenico, ma rivisitati in chiave comica hanno un senso. Però aggiungendo qualche cosa di difficile. Certo. Infatti non è facile fare il mago comico. No, no. Penso che devi essere bravo come un mago e comico come un comico. Esatto. Questa me la scrivo modesta. Anche cantante. Champagne. Yes. Diciamo che molte battute, molte gag sono autoironiche e le capiscono meglio i maghi. Cioè, diciamo che sui maghi comici ridono più i maghi a volte degli spettatori. Ed ecco il classico trucco: champagne nel giornale. Il classico trucco dello champagne nel giornale. Verso lo champagne nel giornale, tutto questo champagne invecchiato per anni. Sì. Scomparso! Sì, grazie! It's no champagne, it's no champagne. Oh no champagne. L'ha bevuto. No champagne. In realtà qua sta unendo due principi. Cioè, lo champagne nel giornale, il giornale strappato. Il giornale. Riappare. Thank you. Di, 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 di.
Oops. Bello che non si è messo, stia facendo sul serio o no? Champagne. Sì, perché farà sempre più schifo pure di passare per i giornali. Vedi, hanno, fa sempre queste mosse un po' esagerate. Però attento, questo fa una cosa difficile invece. Guarda. Due, non me lo aspettavo. Fatto bene, tecnicamente molto pulito. A me piace l'utilizzo delle colombe meccaniche, devo essere sincero. Almeno non creano nessun dubbio su come vengono trattate, no? Sì, anche se posso spezzare una lancia a favore dei maghi, i maghi trattano molto bene i propri animali. Ce lo garantisci tu, Rolfo? Garantisco. Spero meglio di questo. Sì. Champagne. È sempre più ubriaco, per c'è da dire questo. Meno male che il numero dura solo 3-4 minuti, se no non finirebbe. La colomba va avanti. Però intanto è sparita la bottiglia e ripara la colomba. Hey! Se prende in giro i maghi che finiscono in numeri eclatanti con un lancio di coriandolo. Un pazzo vero, però molto simpatico. E mentre i suoi collaboratori si congratulano, noi presentiamo altri concorrenti della categoria magia generale. Cominciamo con Nick Takens. Dall'Olanda, lui è un personaggio molto curioso e fa cose veramente difficili. È affascinante il suo modo di presentare questa magia classica. Cyril Deler. Lui è dalla Francia e ha un finale molto molto poetico. Taiju Fujiyama, questo è giapponese. Questo è giapponese. E lui fa una magia delle maschere, che è un'antica tradizione giapponese. Per noi, per certi versi, è qualcosa di incredibile. Da Hong Kong e racconta di una storia d'amore, lui scrive una lettera, la strappa, ci ripensa e alla fine la lettera si materializza in aria. E ora un duetto dal nome piuttosto impronunciabile, Ageva and Samuyulov. Vengono dalla Russia, sono due trasformisti, c'è una grande tradizione di trasformismo in Russia. In questo spettacolo hanno fatto il giro del mondo in costumi. Sono velocissimi, meglio di Fregoli. No, meglio di Fregoli non lo accetto. Perché? È italiano. Ah, allora quasi meglio di Fregoli. Vabbè. Hanno fatto anche il selfie dell'amore. Allora, continuiamo la gara, specialità magia comica.
Il concorrente che sto per presentarvi viene dalla Francia, è campione del mondo in carica della categoria close up, cioè della categoria che bisogna guardare da vicino. Questa sera vuole cimentarsi nella categoria della magia comica, quindi vuole essere doppiamente bravo. Chissà se riesce a diventare anche campione del mondo di quella categoria. Vi avviso, il numero che state per vedere, soprattutto voi amici telespettatori, è pieno di allucinazioni. Sentite suoni strani, va via la voce, va via la luce, va via lo schermo. Non vorrei che voi cambiaste canale. Restate qui perché questa è la grande magia di Jan Frisch. Sì, lui si è appena svegliato, sta per fare colazione ed è una di quelle mattine in cui tutto va storto. Sì, però mi hanno detto di non disturbarlo perché è abbastanza nervoso. E lui è un tipo strano. Questo era il finale del numero con cui ho vinto il campionato del mondo nel 2012. Ah, e da quindi qui... è un campione del mondo? Sì, nel 2012, grandissimo campione del mondo, e riparte da qui con... con la sua allucinazione. Anche questo rumore non è il vostro televisore. Noi ci siamo? Guarda che meraviglia. Appare tutto dal nulla. Ma voi maghi state bene o...? No, assolutamente no. Tu pensa che passiamo la vita giurando di avere un tre di picche in mano quando sappiamo di avere un quarto di fiori? Lui è un giocoliere bravissimo. È molto giovane. Aveva cominciato così, vero, da ragazzo, da bambino? Sì, riusciva a fare, pensa, 7 clave a 20 anni. E poi ha avuto un incidente e si è dovuto fermare ed è diventato in 4 anni campione del mondo di magia. Capirai. Guarda, che meraviglia. Questo è un numero di avanguardia. Lui è un esponente della Nouvelle Magie. In pratica fa magia nei teatri, nelle gallerie d'arte. Cioè un qualcosa di speciale. Raro. Inizia, di nuovo il suono. Inizia l'allucinazione. Di nuovo ci siamo, eh? Guarda. In quanto? In mezzo secondo? Sì. E giuro non ci sono tagli, cambiamenti. Cioè è quello che si vede live. Poi dopo è incredibile che fa la doccia più veloce del mondo. Cucù! Non sta benissimo, eh? Lui tra l'altro è amatissimo dai maghi. Senti come la gente sta reagendo. Questa colazione infinita. Guarda. Al rallentatore. Verde e rosso, è pazzesco. Guarda, eh. Tutto bagnato. Uno, due, tre. Tutto asciutto. No, vabbè.
Forse il numero più rivoluzionario e innovativo che abbiamo visto in questo campionato mondiale. Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti lui è venuto per sorprendere, che con quello che ha vinto non poteva fare di più. Quindi è venuto per stravolgere proprio il concetto stesso di magia e ci sta riuscendo. Guarda. Anche i bambini piace molto. A far apparire palline a mezz'aria nel nulla. L'acqua dal nulla. Bravo Jan Frisch. Molto bravo. Standing ovation meritatissima. È andata bene. È stato piuttosto difficile. Era complicato, ma credo sia andata alla grande. Quanto ho lavorato per realizzare questa esibizione? Direi circa 2 anni. 2 anni, sì. È la continuazione. Sì, la continuazione di un numero che avevo già fatto in precedenza. Se credo di poter vincere? Ah, non lo so, assolutamente. C'è un sacco di gente bravissima, quindi non lo so. Scusate, mi si vede? No, perché lui, aveste capito perché ha creato tutto il buio, perché è bravissimo nelle sue suggestioni deliranti. Allora, signore, vi dico a tra poco, perché qui continua il campionato della magia, qui su Canale 5 trovate Master of Magic! Arrivi. Un bacino, grande Jerry. Grazie, vada. Bentornati a Master of Magic. Sto facendo quelle 6-7 mila fotografie con le signore qua, ma devo anche ricordarmi che qui torniamo alla categoria magia generale. Per il prossimo artista, essere qui è un traguardo. Lui però, me l'hanno spiegato i suoi colleghi, non si accontenta di partecipare. Lui vuole vincere. Viene dalla Francia, è campione di Francia, Messieurs Dames, Gérard Le Guyot. Mi sembra un mago molto classico, ormai comincio a riconoscerlo anch'io. Sì, infatti ha le colombe, ha il frac, è molto classico ma ha delle idee assolutamente innovative. Guarda per esempio questo specchio. Si prende la colomba e la fa specchiare. Ci mancava, la colomba vanitosa ci mancava, Rolf. Vabbè. Visto con che delicatezza, con che classe. E con che velocità. Molto bravo. Infatti lui è stato abile anche per ingannare la giuria a usare una magia classica ma con oggetti assolutamente innovativi. Questo è solo il primo, lo specchio, poi ne vedrai tanti altri. Palloncino? Sì, ma usato in modo intelligente. Se lo buca le colombe non scappano. E dentro c'è un canarino. Anche in questo caso è apparso già dentro la gabbia con la gabbia aperta, quindi una difficoltà ulteriore. Suggerisco alla giuria di farne attenzione. Ma è pure artista. Pittore. La capacità di rendere viva la materia. No! No! Fate un replay, per favore, voglio vedere da dove esce. È magia, ce l'ha disegnata.
un'altra, così giusto per non farsi mancare niente. Non ci sono conigli, cani. Non ti anticipo nulla per non rovinarti il finale, ma il finale è veramente unico. Credo che il suo finale sia unico al mondo. Fa apparire due animali che nessun altro mago mi ha fatto apparire. In quel modo. Questo è velocissimo. Io non so più cosa dire. Ma perché sdoppiarle così, ma e poi con un fraccattilatissimo, non può avere tutte quelle gambe addosso. Ma poi sono grosse le gambe. Sì, infatti. Anche questa è una bellissima idea. Il libro? Sì. Questo ce l'ho anch'io. Da una parte si fa così, dall'altra si fa così. Sì, però lui che aveva un cartone animato nel libro, con un finale incantato. Guarda. Meraviglioso. Sono tutte idee originali, cioè classici e rivisitati. Diciamo che il numero studiato per affascinare il pubblico e colpire la giuria. A me piacciono i fazzoletti rosso americani. Sì, ma neanche di bianchi, eh. Ero di parte. Guarda, guarda che c'è il bianco. No! L'avevo evocato! Il barboncino del mago! E appare da un foulard, quindi non da una scatola come fanno in tanti. E qua c'è il secondo finale. Ma dove li tiene? Ma scusa, ma dove li tiene? Giuro che non sono liofilizzati. Sono belli grossi, per questo è molto bravo. Sì, non sono dei toy. Merci beaucoup! L'artista in gara per la categoria magia generale è nato a Santiago de Cuba, quindi unisce la sua bravura, la sua tecnica al calore della sua terra, alla simpatia della sua gente. È definito il ciclón cubano, perché vedrete, non sta mai fermo. Señoras e señores, Ernesto Planas! Scusami Rolfo, ho letto bene, lui è presentato da un circolo magico italiano. Sì, sì, lui vive in Italia ma è cubano di origine. Aveva fatto il mago per molti anni nel suo paese, poi si era fermato, è tornato in Italia, ha ripreso a fare il mago. Nel 2012 ha fatto il campionato del mondo, adesso ci riprova e ha questo numero incredibile che è ritmo, magia, ballo, spettacolare. E la sua specialità sono gli ombrelli, perché guarda, ne ha tirati fuori 50. Ne fa apparire tantissimi. Sì, e devo dirti che è venuto in Italia anche perché a Cuba non piove quasi mai. Qui riesce a piazzarli. In realtà è stato il primo a utilizzare così tanti ombrelli in un numero, adesso lo stanno copiando tutti. Lui è molto arrabbiato per questo. Ah, beh, c'è sempre il primo, no? Comunque è incredibile, perché è vero che sono ombrelli, ma dice sì, sono molla, ok. Però sono veramente grossi e sono veramente tantissimi. Sì, ne avrà già tirati fuori 30, 40, non lo so. E vedrai il finale. Il finale è incredibile. Fa apparire, vabbè, non te lo posso dire, però è incredibile sul serio. E guardate come balla, davvero cubano, eh. Qui sì che si vede che è cubano, ma che roba. Infatti il suo entusiasmo è contagioso. Quasi sempre finisce con Stand Innovation con le persone che impazziscono. Ma signori, contate gli ombrelli che aveva addosso questo uomo. Non si sa se li avesse addosso, magari li ha fatti apparire. Ma neanche nulla. Fuori da San Siro, ma neanche. Adesso fa una cosa romantica. Oh. Il baby ombrello. Eh sì, poverino piccolo. Molto divertente, un bel personaggio. Poi Ernesto è veramente una persona speciale, sempre carica di energia. Così come lo vedi sul palco, lo è anche fuori.
Nel 2012 ha partecipato al campionato del mondo e adesso riprova perché vuole vincere. E poi ha girato tutto il pianeta, eh? Questo era il numero di Jerry Lewis, che lui rifà a modo suo, veramente. Scommetto che c'è un ombrello. No, dai, no. Figurati. Il gran finale che mi avevi annunciato. Infatti cambia la musica e adesso inizia la produzione finale. Guarda. Saranno un centinaio di ombrelli, quasi. Ma perché è grande e grosso, ma dove c'è di avessere, non lo so. Poi riesce anche a ballare, essere tutto sinuoso con tutti i ombrelli. Contagioso. Pronto per il finale? Ma non è questo il finale? Questo è un pre-finale. Demasiado. No, ma questi sono quelli da spiaggia. Brava Ernesto. Adesso se tira fuori il canotto e la suocera siamo perversi. Torniamo! Torniamo alla magia comica, un artista che come deve essere un mago comico, è un istrione, nasconde dietro l'apparenza di essere un imbranato la sua enorme abilità. Quindi non fateci caso, sembrerà uno non capace di fare i numeri che è venuto a fare, ma sta proprio lì la sua grande bravura. Viene dalla Spagna e si chiama Jaime Figueroa! Sì, è molto british come presentazione, ma è uno spagnolo, no? Sì, lui è molto bravo. Ed è quello che è raro è che un mago giovane si dedichi alla magia comica. Perché solitamente quando sono giovani i maghi amano manipolare, fare cose difficili, tecniche. Invece lui è arrivato già alla parodia dell'essere mago. Quindi lui recita la parte del mago imbranato. Sì, diciamo un mago che è vittima della magia. Cioè lui cerca di fare il mago, ma la magia si impossessa di lui. Però lui è un artista completo. Mimo, comico, cabarettista, ballerino, molto simpatico. Vediamolo. I maghi comici quasi sempre usano oggetti molto brutti apposta. Spiegano il trucco e poi chiudono con qualche cosa di inaspettato, come in questo caso la gabbia. E poi lo spettatore deve poter dire, beh, questo lo sapevo fare anch'io, giusto? Esatto, sì, quello è proprio l'idea di dire, vabbè, bravo, però poi c'è sempre il finale in più. Guarda qua che carino questa gag sul tavolino. Un po' come la... Ah, questo lo sai fare anche tu. Sì, questo lo faccio spesso, me l'ha fregato. È il mio. Mi piacciono le facce da... imbranato disperato. Tipo l'apprendista Sarregone quando non riesce a controllare la magia.
anche il fatto che abbia una bacchetta magica, che ormai è una cosa vecchia, lì sempre il protagonista. E non la usa. Vuol dire giustamente che la magia così non esiste più, c'è un modo per prendere in giro, per distaccare la magia classica. Però è bravo. Beh, dall'applauso che riceve dalla platea dei maghi, vuol dire che la sua bravura gli è riconosciuta, no? Assolutamente, molto bravo. È molto bravo perché comunque sia riesce a fare delle vere magie, ma scherzare molto, essere molto ironico, può andare a medaglia. Vabbè, facciamo un'educazione alla magia. Vedi il tavolino che c'è lì dietro? Sì. Quello tutto piegato strano? Ah, ecco, adesso è il momento topico, l'apparizione della colomba, morta. È finta, giuro. Diciamo. Ecco, non fatelo a casa se avete una colomba. Oh, no. Dicevo, se vedete in uno spettacolo un mago che usa un tavolino come quello, andate via. Ecco, sparita la gabbia. Insomma, sparita, più o meno, ecco. No, è diventata vera. Neanche girandola, guarda. Troppo imbranato. Ma devo spiegare bene. Sì, la stai educando. Vai nella gabbia. E ancora quella finta. Comunque ci sono dei pezzi di magia molto complicati all'interno. Ho visto, tenta di riportare l'allegria, ma non... Ecco, povera colomba. L'anima. E qui il finale è molto carino, perché è una parodia dei finali classici dei maghi, ma fatto molto bene. La mia anima. Non so più come farla sparire. E questo è quello che viene chiamato appunto la nevicata. E lui la fa con le piume della colomba. Molto bravo.
Evviva, 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 È giusto farlo vedere. Bravo! Nuove magie, tra pochissimo qui a Masters of Magic! Continuiamo con la magia generale, una vera rivelazione, viene dalla Corea, un paese che ci sta regalando veramente dei personaggi eccezionali e ancora cresceranno, secondo il parere dei nostri amici presenti. Lo ripeto, dalla Corea, Han Lee! Dei giovani maghi coreani abbiamo detto tutto il dicibile, caro Rolfo. Cosa aggiungere per questo personaggio? Chi ha avuto un'idea bella di fondere magia e tecnologia. Quello lì a fianco, sulla sinistra, non è un tavolino, ma un telecomando di una telecamera. Lui si sta riprendendo e adesso vedrà un numero diviso in due parti. Uno, che è quello che lui fa veramente, e l'altro, tutto visto al contrario. Me lo godo. E mentre te lo godi, cerca di fissare i punti più importanti di tutto il numero. Vedi, ha aperto l'astuccio delle carte. Adesso guarda, questa è carina. Guarda, una singola carta. E viene il pacchetto. Molto magico. Anche lui aveva già provato a vincere il campionato del mondo nel 2012. Era andato vicino a vincerlo. E adesso credo che abbia tutte le caratteristiche per farlo. Mi hai già spiegato quanto sia difficile trattenere gli oggetti con l'apertura delle dita. Sì, perché tenere sono molto grosse e quindi devi fare un allenamento, diciamo, come per una ballerina che si allena a fare la spaccata, proprio solo per aprire le dita e dilatarle così tanto. Quello che è interessante di questo numero è che lui ha dei momenti che sono cardine, perché in pratica sono quelli che ti permetteranno di rivederlo al contrario. Ah, questo è bello, guarda. Bravissimo. Questi ragazzi sono il futuro della magia, perché i maghi anticamente dicevano: pensa che bello se fossi capace di far volare un mazzo di carte. E loro stanno realizzando i sogni dei maghi di millenni. Sono straordinari. Giovani, bravi, belli, svegli. Sì. La Corea è una scuola incredibile. Pensa che hanno proprio una scuola militare dove si esercitano 8, 9, 10 ore al giorno per raggiungere questo livello. Questo è difficilissimo. Guarda che aprire le carte in quel modo, con quella velocità, 4 per mano, è una difficoltà pazzesca. Solo che non basta essere bravi, ci vuole anche l'idea originale. Guarda adesso che qui sta andando. Qui sta per iniziare la seconda parte, dove tutto andrà al contrario? Sì, in realtà qui speriamo che il tavolino non si sia scombinato tutto, perché ovviamente dentro delle cose. Ma però io non credo lui l'abbia fatto per caso. Non lo so. Segnando dei punti chiave del suo numero. Ok. Guarda. Stop. Torna indietro. Ma tutto. Le carte iniziano a volare. Le carte sospese in aria.
mai visto una cosa del genere. È difficilissimo. Per me è la cosa più... Ah, l'avevo fatta. Guarda, troppo bravo. E tu conta che è veramente difficile perché lui si è inventato tutte le manipolazioni anche al contrario. Fatte veloci. Molto più veloci. Vedi l'astuccio ricomposto, le carte che aveva fatto cadere. Che gli volano in mano. Ti ricordi come aveva iniziato il numero? Sì. Con un foulard che era apparso. Sempre più rallentato. Ed è ritornato esattamente nella stessa posizione di partenza. Bravissimo. Standing ovation, meritato. Beh, io da osservatore quasi esterno, se non da appassionato, ritengo che un'accoglienza così sia sintomo di un qualcosa, Rolfo. Si sbilanci, è lei l'esperto del settore. Non posso dire nulla. Diciamo che una standing ovation è sintomo sicuramente di tanto, tanto lavoro che arriverà negli anni a venire. Ah, ecco. Perché in mezzo qua ci sono tanti presidenti che lo chiameranno per altre convention, altri eventi. Vedi, infatti riceve le congratulations da tutti. Visto che Raul Cremona mi ha alleggerito di 250 euro, spero almeno che li stia investendo bene in mezzo alle curiosità del nostro Expo della Magia. A te la linea, Raul! Signori, non è un bello spettacolo. Chiamo il signore degli anelli. Mira, la fa balla le occhi, vai. E con questa la chiudiamo qui. Bravo Raul! Allora, abbiamo un artista spagnolo, vi dico un paio di premi che ha vinto e quindi vi rendete conto di quanto sia bravo. Ha vinto il Grand Prix al Russian Magic Convention e anche lo Spanish Magic Convention, quindi ha vinto il premio in Russia e l'ha vinto in Spagna e potrebbe diventare questa sera campione del mondo. Signore e signori, Miguel Muñoz! Ogni mago ha le sue compagne di magia, eh? Io ho visto dalla presentazione che questo ha le sfere. Sì, lui è uno dei miei preferiti perché riesce a dare forma all'acqua. Quindi dal nulla riesce a dare, a creare veramente una magia speciale. Guarda che meraviglia. Sembra che si generino dalle sue mani. È un numero liquido. Infatti è anche bella l'idea originale della colonna d'acqua come scenografia. Ti dico, uno dei miei preferiti. Infatti mi vanto di essere stato uno dei primi a portarlo in Italia al Masters of Magic Festival. È bravo Rolfo, se lo lasci dire. Grazie, molto buono. Ma mi commuovo quando vedo artisti così bravi. Guarda. La difficoltà incredibile è che lui sta facendo esercizi di giocoleria molto difficili e nel contempo, mentre giocola, si prepara a fare la magia successiva. Si sciolgono, così come si sono formati.
Infatti la parte straordinaria di questo numero di magia è proprio come lui riesca a fare sparire queste palle, cioè a sciogliere, a dissolvere in acqua. Ecco, queste manipolazioni sono state rese celebri da David Bowie in Labyrinth, nel film. Già. Si chiama Contact. Visto nessuno farlo così, con questa abilità, con questa velocità, con questa leggerezza, perché ti sembra di poterlo fare anche tu. Ti sembra. Ma guarda che con 22 anni di allenamento si fa. Ah, però. Guarda adesso. Un'altra sciolta. E anche in questo caso le maniche sono tirate su, non a caso. E ne sono rimaste due. Adesso sospenderà il tempo in volo. Qualunque cosa questa voglia dire. Un'altra. Visto come ha diminuito la musica e noi stiamo trattenendo il fiato con lui. Questa è la capacità di creare arte. Ma io darei un premio a tutti questi signori. Hai ragione, se lo meriterebbero tutti. Infatti sono l'eccellenza mondiale. Guarda, inizia a sciogliersi. Grande. Diamogli un premio speciale idraulico, non lo so, qualcosa. Qualcosa se lo merita. Intanto stai in ovation anche per lui. Con la gara. Vi ricordo che su questo palcoscenico si stanno esibendo i maghi più bravi del mondo e adesso ve ne presento uno che appartiene alla categoria magia comica. È italiano, viene da Varese, mi dice che si è ispirato alla televisione e ai varietà degli anni 70, quando c'erano quei bei varietà che tenevano tutta la famiglia attaccata alla televisione. Vi ricordate Johnny Dorelli, Walter Chiari? Ah, che bei ricordi. Signore e signori, Walter Maffei. La magie, l'illusion, l'ambiance. Quand je fais ambiance, le public fait « Oh !» Ambiance, bravo. La baguette, papier, boulangerie. Carta, boulangerie. Baguette et ambiance. Bravo, je vous aime. On va mettre la baguette dans le papier. Et un peu de poudre magique, pulvere magica. Hop là. Encore. Voilà la baguette. Attention, encore un peu de poudre magique. Hop là. Encore.
Attention, mesdames et messieurs, la magie commence. Attention, mesdames et messieurs, encore un peu de poudre magique. Ça va. Ça va, ça va. C'est bon, merci, c'est bon, c'est bon. Et voilà la baguette, mesdames et messieurs, merci, merci. Ambiance. Magie, 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 magie. Attention, voilà la baguette, mesdames et messieurs, voilà. Merci, merci. Voilà, ok, c'est bon avec la musique, merci, c'est bon, la musique, merci, c'est bon. Mesdames et messieurs, attention, la magie, attention, attention, ça c'est un tour de magie. Ah merde, ça va, Jacqueline, la baguette. Jacqueline, voilà, bravo Jacqueline, tiens. Vas-y, Jacqueline, c'est pas grave, Jacqueline. La magie. Regardez la classe, l'élégance, les plumes. Attention, la magie commence avec un ballon. Je vais gonfler les ballons. Je vais gonfler les ballons avec classe, élégance, posture. Silence. Attention là, attention, je te vois, attention. Hein. Là aussi, hein. C'est bon. La posture. Voilà, les ballons est gonflé, ça m'énerve. Et voilà, le geste, voilà. Ben oui, et l'épingle, mesdames et messieurs. Tu veux? Non, ça va. Attention, la magie commence. Attention, un, deux, trois. Allez, 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 allez. Oh, j'adore. Oh, voilà, mesdames et messieurs, la magie. Un, deux. Voilà, souvenir et grand final en musique, s'il vous plaît. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance 'neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night magic seems to whisper in a hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. Can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Grande Walter Maffei, una simpatia contagiosa, questa sì che
È magia divertente. Guarda, in un attimo i tormentoni li hanno imparati tutti. Posture, posture. E poi j'adore. Cosa manca? Manca qualcos'altro? L'ambiance. L'ambiance, un po' d'ambiance. E poi anche... Un po' d'ambiance. Qu'est-ce che... Ambiance. Wow, ça marche. E poi grande anche l'assistente che Jacqueline, fa... Jacqueline! Vieni a prenderti l'applauso. Non è Jacqueline. È che non le ho pagato l'Empans. Senti... Bellissima anche questa idea di prendere un po' in giro, adesso senza offesa per nessuno, perché lui è un grande mago internazionale, il linguaggio francese che particolarmente calza in queste... Cabaret. È proprio il vero cabaret. Ma tu sei un coreografo, così ti definisci. Sì, perché l'arte magica è un'arte prettamente estetica, sì. Ha una poetica ben precisa. Di movimenti, di posture. Movimenti, di posture, veramente. Io ho enfatizzato delle cose che fanno parte realmente dell'arte magica. Ed è, secondo me, un peccato. Non approfittare di questa bellezza di quest'arte per renderla poetica, anche comica, con un aspetto coreografico, quindi teatrale, e spero che sia piaciuta. Piaciuta a grandi e piccoli, ci fa molto grazie. Piacere. Bravo Walter. Grazie Jerry. Complimenti Jacqueline. Ciao ciao, merci ciao, beaucoup. Posto. Allora. Ambiance. Ed ora altri protagonisti della categoria magia comica, i Disguido. Noi vengono dall'Italia, sono una coppia, sono molto bravi e fanno un viaggio nei grandi classici del cinema in magia. Oppure Zouk e Silhouette. No, vengono dalla Francia e raccontano una strana notte in un negozio dove un manichino prende vita e scambia la propria anima con il guardiano del negozio. Ah, c'è della storia. A tra poco con la magia di Masters of Magic nelle vostre case e Posture! Riprendiamo la gara per il 26esimo campionato del mondo della magia, riprendiamo con la categoria della magia comica, signori Vladimir Volkov! Signor Rolfo, lei che li conosce tutti, mi dica, tanti francesi in questa disciplina? Sì, perché i francesi sono molto abili a fondere teatro e magia. E siccome per quello che riguarda la magia comica c'è bisogno di una grande capacità di recitare, loro sono perfetti. Ecco, questo mi sembra un po' il classico teatro dell'assurdo, giusto? Sì, infatti lui è un mago, tra l'altro molto bravo, classico, che ha a che fare con un cane invisibile. Visto. Poi mi piace la loro aplomb, il loro... Lui è molto bravo, bravo mimo, e questo cane sembrerà esistere alla fine dello spettacolo. Non tutti i numeri sono parlati, Walter, e questo li rende molto internazionali. Questo signore si può esibire a San Pietroburgo, come a Las Vegas, come a Monte Carlo, come a Riccione, ed essere capito da tutto il mondo. Difatti, nella costruzione di un numero si parte dall'obiettivo che ha l'artista. Chi ha piacere di frequentare teatri internazionali, magari fare le navi da crociera, costruisce un numero che sia assolutamente comprensibile senza... C'è il cane, comincio a sentirlo, Tanto è un mimo straordinario. E anche tra tutti i maghi comici che abbiamo visto è quello che ha la tecnica migliore. Questo l'hai detto tu, Sì, non so cosa pensi la giuria. Pure il cane dobbiamo. Inizia la sua sfida personale col cane. Ah!
questo è il cane che ho io a caduta libera? Sì, è lo stesso. È trasversale ormai a tutte le tue trasmissioni. Adesso l'hai imprigionato lì dentro, quindi può fare finalmente magia. Finale molto bello, perché fa una cosa difficilissima, anche se sembra stupida, ma è molto difficile. Il cane è ancora là, però adesso sta scappando. Faccia, no! Vabbè, questo è il classico di Stanley Ollie, eh? Anche i denti neri, non li avevo visti. Una moto spinta. Solo che è elettrica. No, certo. Si sta preparando il gran finale. Guarda che carino. Una muta di cani. Sbranato. Ed è così impari a trattare il cane. Giusto, giustissimo. E in realtà, dicevo, questo è un esperimento di trasformismo, perché in pratica ha cambiato abito velocissimamente, sì, ma sembra solo una gag. Esatto. Grande Volkov. Molto apprezzato dai colleghi. Sì, tante idee originali e poi una gran tecnica, quindi Stagnovation meritata anche per lui. Per fare questo numero ci ho messo 6 anni. 6 anni per 6 minuti. Ho cambiato spesso le cose, le idee, la musica, i costumi. Dopo 6 anni sono davvero felice di presentare questo numero sul prestigioso palco dei campionati del mondo. Anche con il pubblico è andata benissimo. È stato davvero, davvero magnifico. Sì. Grande. So adesso che si dovrà esibire dopo di lui nel momento di una coppia, stavolta da Guinness dei primati. Pensate, due donne che sono riuscite a cambiare abito per 19 volte in 2 minuti. Non sono vostra moglie e sua sorella, ma vengono dalla Svizzera, si chiamano Natalie and Ellie. Walter, non voglio essere disturbato durante l'esecuzione di questo numero perché mi interessa molto. Perché ti interessa molto? Perché è trasformismo puro. Questa è bella, eh? Sono due sorelle? Sono due amiche e hanno un teatro, un loro teatro in Svizzera, dove si possono allenare, e di fatto questo numero è complicatissimo perché ci sono cambi d'abito, apparizioni di fiori, è un numero veramente, veramente complicato. Solo facendo tutti i giorni puoi raggiungere questa perfezione. E la velocità poi, impressionante. Sì, sono bravissime, e tra l'altro manca l'uomo. Beh, sennò... cosa vuol dire? Vado io? Beh sì, anche se avere a che fare con due donne e 100 vestiti non è facile. Intendi dire che solitamente c'è il mago e 2 assistenti. Qui hanno capito che fanno tutto loro. Sì, diciamo che il mago è quello che in qualche modo distrae l'attenzione mentre loro fanno i cambi d'abito. Qua invece lavorano in sincrono e quindi è molto più complicato, perché tu riesci a essere distratto molto di meno.
quasi sempre i numeri di trasformismo finiscono con l'apparizione di un abito bianco e qui c'è un'aggiunta particolare, speciale. No, beh, è bellissimo, ma i bambini possono guardare? Sì, è stato velocissimo, insomma. Anzi, guarda, purtroppo... Lo fanno dietro, va? No, sono già stra rivestite, no? Per un gran finale. Anche loro artisti a 360 gradi, perché ormai bisogna sapere far tutto, ballare, cantare. Bravo. Sì, loro hanno questa capacità di potersi allenare molto, perché veramente questo numero, devi immaginare, ha bisogno di più di 3 ore di preparazione per essere pronto, visto le tantissime cose che sono sul palco. C'è un uomo! Sì, ma è proprio di contorno a contorno, per fare questo cambio in contemporanea. Una cosina da niente si sono messi. Fanno difatti la gioia dei propri mariti, perché non devono aspettarle molto quando devono prepararsi il sabato sera. Non ho capito perché quella signora, sempre sotto quella canottiera, però c'entrerà con l'esecuzione del numero, eh? Ma io non ho notato niente, sai? Sì, sì, sì. Una maglia della salute, la vedi? L'altra non c'è. Mi stai già diventando troppo bravo, Jerry? Non devi guardare così a fondo, fatti trasportare dalla magia. Suona. Ci stiamo avvicinando al finale. Questa è la preparazione. È bello il cambio fatto con i cappelli, perché praticamente non... È a vista, certo. Non c'è copertura, sì. Doppio cambio a vista. Il controllo della mente sulla materia. Vabbè. Vabbè, dai. No, no, ma io le ammiro, a prescindere dai vasi che si muovono. Io sono un appassionato, vedo tutto bellissimo in magia. Ma è tutto bellissimo. Ed ecco che inizia a insinuarsi il bianco. Ah, maestro, lei mi insegna che dovrebbe finire tutto in bianco. Tanto loro, rispetto agli altri trasformisti, giocano anche con i cappelli, che comunque sono un attrezzo difficile da gestire. Anche molto ingombrante. E voilà, Monsieur Dame. No! Meraviglioso, ne voglio uno anch'io! Di cappello? No, di abito. Italia, io sono Natalie e lei è Lily. Lily. L'esibizione di oggi è andata molto bene. È l'ultimo giorno di gara e noi eravamo molto nervose. È andato quasi tutto bene, ma ovviamente siamo artisti, quindi per noi non è mai tutto perfetto. Ma sì, siamo molto felici e vogliamo salutare i maghi di tutto il mondo, specialmente quelli italiani. Sì. Saluti alla bella Italia. Continua il campionato mondiale della magia con la categoria magia generale. Adesso scende in campo un artista italiano, è stato per ben 2 volte finalista del campionato italiano di magia, quindi deve essere uno molto bravo. Stasera tenta il colpaccio e vorrebbe magari diventare campione del mondo. Si fa chiamare il genio impossibile e il nome lo spiega. Signore e signori, Cézanne! Che facciamo, Rolfo? Riproponiamo Aladino? No, lui è un grande artista italiano, quindi ne parlo con orgoglio. Ha vinto il campionato italiano di Street Magic, è un artista di strada, è un giocoliere, un mimo, è un fakiro. E adesso ci racconta la storia di un viaggiatore che si è perso e deve ritrovare il suo tesoro grazie a questa mappa. Questa volta segnalo io una cosa ai telespettatori. Guardate quanto sarà bravo a giocare con le luci.
Giusto. Modestamente, suo apprendista. Tra l'altro lui si costruisce tutto da solo. Ogni tanto ti telefona e fa: Walter, ho ricostruito tutto il tavolino, adesso è bellissimo. Perché noi maghi siamo matti, eh? No, ma è bella questo aspetto dell'artigianalità dei maghi. Eh sì, perché devi custodire i tuoi segreti, quindi non vuoi che nessuno li veda. Certo. Ecco, ecco i giochi di luce. Eccola qua, come avevi predetto. Bellissimo. Senti l'applauso perché questa lanterna ad apparizione è una sua invenzione ed è l'unica al mondo, cioè non esiste nessun altro mago al mondo che faccia questo tipo di magia. So che c'è del lavoro dietro, quanti anni ci ha messo a fare questa lanterna? E ha impiegato 4 anni per arrivare a un prototipo che gli dia soddisfazione. Infatti quando inventi un oggetto è molto complicato perché devi, guarda che bravo, devi inventarti l'oggetto, il modo per farlo apparire, la manipolazione, magari il modo per farlo sparire. Pensa che lui, per costruire, per arrivare a questo tipo di oggetto, ha impiegato 4 anni e 28 prototipi diversi, costruiti e distrutti. Quindi 28 per 20, ne ha costruite 560 per averne poi buone una ventina da usare adesso in scena. Ma non poteva aprire un negozio di lampadari? Ecco, noi maghi, dico, siamo matti, quindi le facciamo per noi. Ecco, guarda questa tottola. Questa fa parte del finale ed è un oggetto da manipolare molto difficile. Anche questo è rarissimo da vedere. Ma ci arriveremo dopo. La manipolazione dei ventagli è un tipo di manipolazione molto orientale, quindi sta bene con questo numero. E adesso c'è un'apparizione di una lanterna bellissima. Guarda. Beh, devo dire, sono contento che sia italiano che l'abbia inventato lui. Secondo me può vincere qualche premio, se lo meriterebbe. Tipo c'è stato anche un grande lavoro, uno studio per poi mostrare tutte le apparizioni, quindi gli oggetti laterali rimangono, certo, in scena. Servono a ricordare il gran lavoro, la grande magia che lui ha fatto. Voluminoso. Da gran caldo, direi. Sì. Infatti può servire sempre in varie occasioni portarsi scezza indietro. Se fai buio, se fa caldo. Diciamo un esperimento sul filo del rasoio. Questo esperimento perde 2 anni di vita perché non sa mai, non ha la certezza che riesca. Guarda. E già con la punta sulla lama. Deve andare lentissimo per arrivare fino in punta. Grande Cesare. Questo dal via al cambiamento della diagramma finale. Bravo.
Bravo Shazam. Altri artisti di magia comica sul palcoscenico, il primo è Vittorio Marino. Lui è italiano, vive a Roma. È napoletano, però. Napoletano verace. E ha creato questo numero dove lui è capace di gonfiarsi sul palcoscenico, quindi da molto piccolo a molto grande. Ah, io faccio il contrario. Lo Staps. Anche loro fanno un trasformismo comico con un'idea molto bella di questa pallina volante che sembra essere sospesa nel tempo. Un rallentatore, guarda che bello. Michael Sagner. Lui è l'uomo dal nome più difficile del mondo, forse essere il campione, ex campione del mondo di magia comica, e adesso ci riprova con un bambino piuttosto difficoltoso. Amici telespettatori, tra poco conosceremo dunque il nome del campione del mondo della magia generale, quindi ne vale la pena. Vi aspetto qui su Canale 5, Master of Magic! Prima della premiazione rivediamo brevemente i protagonisti della magia generale. Cominciamo con Dorian Gray. Kim Yoon-min. Franz Koffer. Huang Zhen. Red Star Seong. Nick Takens. Cyril Deller. Taiju Fujiyama. Benny Lee. Duet Ajeva e Samuilov. Shera Leguio. Ernesto Planas. Han Lee. Miguel Munoz. Natalie and Ellie. E Shazam. Rolfo and Dante. Buonasera, Presidente. Buonasera. Allora, procediamo. Procediamo. General Magic. Ossia magia generale. Abbiamo un terzo posto, third prize. Dalla Corea, Hoon Lee. Complimenti, tutti giovani questi coreani, uno più bravo dell'altro. Rolfo. Thanks. È bravo. È uno bravo veramente. Second prize. Secondo posto. Dalla Spagna. Miguel Muñoz. Viva Spagna. Viva la Spagna. Viva Miguel. Bravo Miguel. Complimenti. Complimenti. And now, ladies and gentlemen, per la magia generale, first prize, il primo posto, from... con la K, Korea, Yamin Kim. Dov'è? Un altro ragazzo.
questa nuova generazione, come mai spiegato tu, Walter, dei nuovi. Thank you. Complimenti. Complimenti. Do you want to say something? Sì, vorrei dire una cosa. Eravamo in totale circa 90 concorrenti in gara e tutti abbiamo lavorato sodo, ma non so cosa sto dicendo. Sono fortunato, grazie. Sono giovani, sono 7 notti che non dormono. Non badate se non hanno molte cose da dire, ma sono emozionati, stanchi. Thank you e complimenti a tutti e tre, grazie di cuore. Adesso abbiamo veramente il piacere, anzi l'onore, di ospitare una grandissima guest star, che traduco, è un ospite ma non è in gara. È uno che ha fatto la storia del mondo della magia, è quel signore che ha fatto sparire lo Space Shuttle. L'avete letto sui giornali, l'avete visto su internet, ha fatto sparire anche il famoso palazzo indiano, quello del Taj Mahal. Collaborava, adesso logicamente non c'è più Michael Jackson, ma collaborava a creare tutti i trucchi di magia nei concerti di Michael Jackson. Quindi nel mondo della magia è una stella di enorme grandezza. Accogliamolo con un grande applauso, Franz Harari! Allora, Walter, gli appassionati di magia conoscono molto bene Franz Harari. Cosa possiamo aggiungere al suo mito che lo precede? Beh, lui è molto americano, è un mago di Las Vegas, ha girato tutto il mondo, è uno dei personaggi più affascinanti e anche forse più straordinari nel mondo della magia. Vediamo la sua presentazione. Sono Franz Harari, come va? Hey hey! Bene! Siete pronti per un po' di magia? Bene! Allora guardate qui! Andiamo! Bring it up! Over there! Right there! Check this out! Now! Do it! Oh yeah! Mi piace perché fa apparire le belle ragazze. Per me può vincere. Quella è una delle sue specialità, ma rendere tutto spettacolare. Viaggia sempre con 30 ballerine, fa tante prove, si diverte. Sì, ha un impermeabile imbarazzante. E poi lui è un grande inventore. Quasi tutte le illusioni che presenta sono inventate da lui, create da lui per se stesso, anche per altri artisti o per Michael Jackson. Ecco, per esempio adesso prende quella lì al centro e la fa dimagrire, vedi? Su questo non so, però la attraversa. Ma come la attraversa? Nel senso che lui passa in mezzo a lei, diciamo che questa è una grande illusione portatile. Voglio vedere. All right. Bene. Continuate a guardare le sue braccia. E poi guardate anche le mie mani. Attenzione, perché cercherò di passare il mio corpo alla ragazza. Adoro il mio lavoro. I love his job. Ora... E vedi che le mani sono sempre ferme, sempre in vista. Guardate! Un bel applauso! Venite, ragazze! Mettetevi in posa! È un vero Maranza! Forza! Sì, difatti ha collaborato con i più grandi. Tipo? Michael Jackson. Questo è l'History Tour. È l'ultimo spettacolo che ha fatto Michael. È l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto insieme ed è stato anche il suo ultimo concerto. Guardate le immagini. Questa è la magia che avevo creato per il tour. Veniva chiuso in una cassa e vedete quegli spuntoni?
Gli spuntoni passano attraverso la cassa e attraverso di lui. Avete capito cosa succede, no? Finito quello spettacolo, ho ottenuto un souvenir. Questo è uno di quegli spuntoni. Ma la verità è che non avevo bisogno di prenderlo, perché circa un mese dopo mi ha chiamato e mi ha detto: Franz, ho una sorpresa per te. Guarda fuori. C'era un camion con dentro tutta l'attrezzatura che avevo progettato per lui. Mi ha detto: Franz, prendila. È il mio regalo per te. Usala nel tuo spettacolo e tieni viva la nostra magia. Io l'ho fatto e ho portato tutto con me qui in Italia. Volete vederla? Sì? Portatela fuori. Forza, ragazzi. Guardate. È lei. Sapevo che molta gente l'avrebbe vista, quindi ho inserito le mie iniziali nella struttura, la F di Franz e la H di Harari. Era il mio segreto, fino ad oggi. Bene, facciamo un po' di magia. Ragazzi, unitela. Scusa, ma questi sono spilloni, sono chiodi da un metro e mezzo di acciaio? Assolutamente solidi e assolutamente veri. Ho sentito un rumore. Ma non dirmi che adesso fanno una schiacciatina con quella cosa lì. Con lui. Lui adesso diventerà il puntaspilli di quella di quell'enorme scatola piena di spilloni giganti. Ok. Chiudetemi. Comunque lui è un inventore vero. Lui ha inventato giochi per Copperfield, per Michael Jackson. Ah, anche per altri. Certo. Sono delle menti più creative della magia. E poi ha deciso di farli lui stesso. Vedete, c'ha già pronta la bara, per cui se va male... Attenzione. Piano, piano, ragazzi, che non mi sembra neanche così magro da scappare lui, no? Il finale ti colpirà. Perché guarda con attenzione. Sì. Prendo la rincorsa. Dov'è? E adesso la vera magia è richiudere tutti i buchi. Gli spilloni non sanguinano, quindi questo lascia ben sperare. E non c'è più. E questa è difatti la sua grande magia. Tutto perfettamente trasparente. Bellissimo. Sono qui! È mezzo al pubblico! Sì. Quando ci andate? Si è teletrasportato in mezzo al pubblico. Fortissimo. The one and the only, Franz Harari! Vieni, Franz. Vieni, please. Riprenditi l'applauso della nostra platea. Grazie. Innanzitutto complimenti, perché come tutti loro io sono un tuo ammiratore, non mi sembra vero di poterti stringere la mano questa sera. Grazie. Ora, se tu dovessi decidere in questo nuovo millennio di far sparire qualcosa, cosa faresti sparire? Far sparire qualcosa? Beh, che ne dici dei conflitti in Medio Oriente, la fame nel mondo? Potrei andare avanti all'infinito. Sì, preferisce far sparire le cose brutte della vita e del mondo, certo. E forse una domanda ancora più imbarazzante. Dopo aver collaborato con Michael Jackson, c'è qualcuno forse con cui ti piacerebbe rifare le cose che hai fatto con lui? Beh, certamente sarei onorato di lavorare con te. Tu sei il Michael Jackson dell'Italia. Sì, sì. Ecco, visto? E lui, dovete sapere, non è solo bravo a performare, lui è anche inventore di tutte le macchine che avete visto in azione questa sera. C'è qualcosa che stai studiando di particolare? Non lo vuoi dire nemmeno ai tuoi colleghi?
Sai, per me la magia è una forma d'arte e avviene nell'immaginazione del pubblico, nella tua immaginazione. Quindi in realtà non ci sono segreti da svelare, perché è la tua mente che, come quella di un bambino, crea la magia. Non si tratta di segreti, ma di credere che tutto è possibile. E se ci credi, Jerry, i segreti non esistono. Avete capito? La magia non è nelle sue macchine, ma è nella vostra testa. Un grande Franz Avery! Thanks a lot! Bye-bye! Grazie a voi, manco m'avessi offerto da bere! Grazie di cuore! Alla fine! Allora, riprendiamo le nostre Olimpiadi della magia con un artista americano di New Orleans. Era un ragazzo molto vivace, la famiglia era disperata, diceva: tu non riuscirai a fare niente nella vita. Invece lui con la magia ha trovato il modo di trovare la concentrazione. E guardate quanto è diventato bravo. Signori, Michael Dardan! Scegli una carta. Come puoi vedere, sono tutte diverse. Sceglie una prendendo l'angolino con la mano sinistra. Hai scelto quella? Ok, prendi l'angolino, non lasciarla, tienila. Non lasciarla perché ho con me delle forbici. Ora tagliamo la carta. Possiamo tagliare. Tienila, Tagliamo qui. Ok, bene. Devo tagliare ancora un po'. Continua a tenerla, mi raccomando. Tagliamo quella sopra. E ora, non lasciarla, tolgo questa carta così puoi prenderla. Mostrala al pubblico e alla telecamera. Non mostrarla a me, anche se lì c'è un monitor. Quando l'hai fatta vedere, tienila sul petto e torna al tuo posto con la carta. Grazie mille. Di solito a questo punto facciamo sparire le carte in un sacchetto. Ce l'ho! No, l'abbiamo già fatto, voglio solo... L'abbiamo già fatto! Ok, va bene. Ok. Ah, hai perso una scarpa. Normalissime! Sono le carte sbagliate. Dici? Salta quella parte, vai al finale. Ok. E gli ombrelli? Gli ombrelli? Ah, Kitty, ti avevo detto che non c'era tempo per gli ombrelli. È un numero di 10 minuti, stiamo facendo una gara. Non abbiamo tempo per gli ombrelli. Lo vuoi capire o no? Ma sono così carini. Ah, accidenti, non abbiamo... È tutto quello che avevi messo nel cappello? Mi dispiace. Oh, non i nastri. Ci metteremo un secolo. Kitty, hai fatto un disastro. Mi dispiace molto. Ecco qua, fatto. Non dimenticare la tua carta. Ora ci arriviamo subito. Bello. Lascia perdere ora. Mi sembra stia andando molto bene. Mi serve la carta della previsione. Ellie! Mi prendi in giro? Kitty, sul serio? Mi dispiace, questo coso è infinito. Abbiamo ancora tempo? Appena ho finito pensiamo a... Abbiamo la nostra previsione. Ho fatto una previsione, sta arrivando. Ancora un momento. A posto, bene. La mia assistente ora ci porterà la carta. Non sono preoccupato, è che... Ora pulisco tutto, tranquillo. Kitty, sei impazzita? Sto pulendo! Ora non c'è tempo! Tutto. Kitty, ehi! Ehi! Non c'è tempo! Kitty, non c'è tempo! Dobbiamo finire il numero! Cosa? Non abbiamo tempo, dobbiamo finire! Non riesco a sentirti! Faccio da solo, lascia stare! E la previsione! No! È il tuo lavoro, allora! Cavolo! Ehi, hai una carta lì con te? Sì? Vuoi tenerla rivolta verso il pubblico? Così tutti possono vederla? Ella! Ora? Sì! E la previsione è... Re di fiori! La tua carta è il re di fiori? Non è il re di fiori! Non è il re di fiori! Non è il re di fiori! La regina di cuori! È la regina di... No? Davvero? Quando esce... Non era... Lascia. Cambia solo una volta, dammela! Ce l'ho! Distrazione!
La tua carta era il 4 di picche? Grazie, il mio nome è Michael Darland, lei è Kitty Chaos. Grazie, FISM 2015. Au revoir, New Orleans. Credo sia andata molto bene. C'è un limite di tempo ed è sempre il mio più grande nemico, perché il mio è uno spettacolo comico e non sai mai quanto ci metterà il pubblico a ridere, applaudire o rispondere. Credo di aver finito in anticipo, il che è fantastico. Ho battuto l'orologio. Il mio numero è comico. L'obiettivo principale è far sì che il pubblico si diverta. Ci sono un sacco di numeri straordinari. Non sappiamo cosa pensano i giudici, ma finché noi ci divertiamo e il pubblico si diverte, noi siamo felici. E siamo felici di essere venuti qui in Italia da New Orleans per questo fantastico evento. Un altro protagonista pronto con le sue sorprese. Tra poco, qui, a Masters of Magic. Stavo ringraziando il pubblico per il suo caloroso comportamento, grazie! Grazie di cuore! Bentornati al campionato del mondo di magia, è il momento dell'ultimo numero della magia comica, dopodiché passeremo alla premiazione. Adesso un artista che viene dalla Russia, il suo stile è surreale come un'opera di Magritte. Signore e signori, Vadim Savenko! Ancora una volta, Rolfo, eccoci ad accostare magia ed arte. Sì, lui ha creato un numero tutto dedicato a Magritte, anche perché Magritte veniva chiamato, era un pittore belga, surrealista, che veniva chiamato il sabotatore della realtà. Certo. Un po' come fanno i maghi, che mettono in cortocircuito realtà vera e percezione della realtà. Hai ragione, me lo voglio godere anche se io sono contrario a chi si chiama Magritte. No, noi stiamo zitti anche perché siamo senza parole. Più bravo di così si muore. Lui è bravo, bravo. E in più riesce a fare magia vera pur facendo, pur partecipando nella categoria magia comica. E adesso la straordinaria apparizione dei pesci. Luminosi, eh? Guarda che precisione. Ah, questa è carina. È un'idea di levitazione piuttosto originale. Un ventilatore. Caschetto d'aviatore. Immancabile colomba. Quella finta. Però vola. Molto originale. Lo voto, posso votarlo? Certo. Sì. Tu puoi tutto. Sì. Lo diciamo da giuria. Va bene. Perché quello che è strano dei maghi comici è che fanno anche cose difficili ma non sembrano difficili. Tipo quella è una levitazione di colomba. E dici, vabbè, ma ce la metti. Ecco il coniglio che piace a me, quello finto. Questa è la manipolazione delle palline fatta con il coniglio. Qua infinite palline. Carota. Thank you.
adesso farà una trasformazione da Juventino. Ah, quindi... Eppure quel quadro messo lì non mi sembra messo lì per caso, eh? Bravo, vedo che stai entrando ormai nei segreti, nei meandri della magia. Difatti quello preannuncia il gala finale. Ok. Che come sai, per i maghi è sempre la cosa più importante, perché è quello con cui voglio colpire la giuria. È sparito il quadro e lui si è trasformato nell'uomo di Magritte. È lui, è l'uomo di Magritte. It's me! Bravo, bravo Vadim. Salve! Io sono Vadim Savenkov dalla Russia con amore. Con amore. Tradisco una certa preoccupazione a questo punto della serata, perché sto per presentarvi qualcosa di unico, di particolare. L'artista che dietro questo sipario non è in gara, è un fenomeno talmente grande che insomma è un nostro ospite, è un predestinato, perché è nato a Budapest, a pochissimi isolati proprio da dove è nato Houdini. Quindi secondo voi cosa poteva diventare nella vita? Un escapologo, però lo definisco un escapologo estremo, talmente estremo che essendo stato lui ospite di un altro mio programma ha riempito anche le cronache dei giornali, dei telegiornali per quello che gli è capitato. Quella fuga, quella volta, non è riuscita bene. Vi ricordate quel giovane escapologo che tentava di uscire dopo 24 ore di permanenza da un blocco di ghiaccio, ve lo ricordate? E vi ricordate purtroppo cos'è capitato? Che un pezzo di quel ghiaccio di più di 100 kg gli è finito sulla gamba e si è rotto in diretta la gamba proprio davanti ai nostri occhi. Eravamo io, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Ebbene, lui non ha rinunciato alla sua grande missione, è guarito ed è pronto questa sera non con il ghiaccio ma con una cosa ancora più pericolosa, con l'esplosivo. Per cui vi chiedo grande concentrazione, grande silenzio. Solo per voi e per gli amici di Canale 5, David Merlini. Buonasera. Ecco, la compagna di lavoro di tutti questi matti che sono gli escapologi, quindi la camicia di forza, giusto? Questo è un classico di chi deve fare questo numero. Sì, questo è un esperimento di magia inventato da Grandi Houdini. L'escapologia vuol dire evadere da qualunque tipo di oggetto di costrizione, mettendoci un pericolo possibilmente mortale. Tra l'altro la camicia di forza ha anche una doppia difficoltà, perché stringendo molto i polmoni, il petto, ti impedisce di respirare e di essere lucido. Fammi capire, cos'è questo collare che stanno per mettergli? Praticamente questo è il rischio mortale di cui parlavamo prima. Lui ha vicino al collo un esplosivo e ha un timer con 3 minuti di tempo e al termine dei quali l'esplosivo scoppierà e quindi potrebbe staccargli la testa. Scusa, se tanto mi dà tanto, l'altra volta si è rotto la gamba, questa volta potrebbe farsi saltare per aria? Esattamente, infatti la parte magnetica di questi esperimenti è proprio questa, che sono veri e il rischio è reale. Mamma mia, quello è plastico. Esplosivo al plastico. Lui ha 3 minuti per liberarsi dalla camicia di forza, aprire quel lucchetto, che è un lucchetto antico con una forcina per capelli, prendere e togliere delicatamente il plastico dal collo e metterlo dentro la scatola di plexiglass per evitare che faccia danni.
una difficoltà, deve fare tutto molto delicatamente, perché solitamente queste evasioni sono violente, perché cerca di strappare proprio la camicia di forza. Invece lui deve essere lentissimo. Guarda, io pensavo che peggio dell'altra volta non potesse capitare, ma devo dire che questo numero è ancora più pericoloso. Lo si legge anche sulla faccia del pubblico, che è abituato a queste cose, però non a questi livelli. Difatti si respira proprio la tensione. Basta un piccolissimo errore perché venga un disastro. Poi deve essere molto delicato. Sì, anche perché c'ha i tasti, c'ha i fili, c'ha il plastico, tutto lì. Senza la possibilità di vedere, perché il lucchetto è praticamente di lato. Laterale. Qui si mette in ginocchio perché vuole evitare ogni tipo di vibrazione. Ventinove, ventotto, ventisette, ventisei, venticinque, ventiquattro, ventitré, ventidue, ventuno, venti, diciannove, diciotto, diciassette, sedici, quindici, quattordici, tredici, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. Signori, David Merlini! Ce l'ha fatta un'altra volta! Ce l'ha fatta un'altra volta, no? Portatevi il microfono finché è vivo ed intero, perché l'altra volta ci hai parlato quasi alle soglie d'essere imbarcato su un'autoambulanza. Oh, esploso davvero, eh? Ha anche rovinato il suo contenitore, perché poi, sai, gli scettici dicono sarà una carichina. Provate a tenere una carichina all'altezza dell'osso del collo, non è una cosa, eh? Poteva essere la tua ultima esibizione. Quanto tempo ci hai messo a riprenderti dal problema della gamba, che per uno che fa il tuo lavoro anche appeso a testa in giù potrebbe essere una... la fine di una carriera? Ci hai messo più di 3 mesi, mi hai detto. Sono stati 3 mesi perché alla fine abbiamo scelto la cura classica senza intervento, e allora sono stato a riposo 3 mesi. Però ti ringrazio davvero della domanda, perché molte persone mi salutano, ma pochi mi chiedono quanto davvero ci ho messo, e sento che davvero ci tenete. No, grazie, beh, certo, mille. Non abbiamo più avuto modo di vederti e di rassicurare il nostro pubblico sulle tue condizioni. Certo, questa sera sarebbe stato molto peggio dire purtroppo... Non ci ha perso il collo. Avresti perso il collo. Beh, è spiritoso, è un pazzo, qualcosa lo guida in questa sua ricerca nell'escapologia, chissà quante altre volte sentiremo parlare di lui. Questa sera l'abbiamo avuto qui sul palcoscenico di Masters of Magic, David Merlini. Grazie. Così siamo arrivati alla premiazione della categoria magia comica. Rivediamo brevemente questi protagonisti. Hackenberg. Jan Frisch. Jaime Figueroa. Walter Maffei. Idis Guido. Zuck e Silhouette. Vittorio Marino. Los Taps.
Michael Zaniel. Vladimir Volkov. Michel Dardan. E Vadim Savenkov. Comedy Magic! A Special Award, sì. Un premio speciale attribuito dalla nostra giuria per il Most Original Act, la più originale messa in scena. Innovazione. Complimenti. È un premio che viene assegnato a un artista che viene dalla Francia, France. Jan Frisch! Coming. Take your standing ovation dai tuoi colleghi. È molto amato, è molto amato. È una leggenda, giovanissimo. Io l'avevo visto su internet, figurati. World champion. E adesso premiato anche per questa cosa. Grazie, Jan. Abbiamo il third prize. Sweden. Akamba. Arriva con le cuffie, ma non dovremmo dirgli tanto se non dirgli bravo e complimenti. Bravo e complimenti. C'è il premio, ce l'ha Dante. Dante. È lo svedese più allegro che ci sia, Second prize. Magic Comedy. France. Vladimir Kolko. A tanti tifosi. È molto amato anche dai suoi colleghi, questo è molto bello da vedersi. Anche. Vladimir! Meritatissimo. Vladimir, sembra di essere allo stadio, complimenti. Vuoi dire qualcosa ai tuoi sostenitori che ti stanno gridando Vladimir, di qualcosa. Jerry, dirò solo una cosa. Sei anni di duro lavoro per 6 minuti di esibizione. Sono molto felice. Grazie. Signori, io penso che la nostra platea di più di 3.000 addetti ai lavori adesso ci sottoporrà ad un boato particolare. Perché? Per decisione della vostra giuria, nel settore Comedy Magic non è stato assegnato il primo premio. Non c'è nessun premio. Puoi spiegare perché questo può accadere? Questo perché la giuria non ha ritenuto che nessun numero raggiungesse il FIMS level, cioè un punteggio sufficiente superiore a 80 su 100 per assegnare il premio. Io non sapevo che questo potesse accadere, sono rimasto stupito perché pensavo che uno di questi signori avesse raggiunto. Sono andati molto vicini, però la giuria ha ritenuto che nessuno superasse gli 80 punti. E allora questo, per correttezza, fa capire che è un concorso estremamente serio. È un rigoroso. Concorso serio. Bisogna rispettare i livelli di eccellenza e quest'anno non sono stati superati. È un giudizio della vostra giuria, signori. E noi dobbiamo tenerci a quello. Grazie ai protagonisti. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bene. Tutti i grandi viaggi, anche quelli magici, giungono alla fine. Siamo alla fine anche di questa puntata. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana con altre incredibili magie per Masters of Magic. Buonanotte. God bless you. God bless you.